Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare volevo farvi vedere la felpa di Spider-Man che indosso oggi, che potete trovare su Pampling, dove essendo con il sconto NerdMove avrete il 15% in meno. E come sempre volevo ricordarvi anche di seguirmi su Instagram. Dunque, oggi sono qui per parlarvi ancora una volta di Avengers Endgame, perché il 24 aprile si avvicina, manca ormai meno di un mese, l'hype sta crescendo a dismisura e fortunatamente, barra sfortunatamente, Marvel sta rilasciando le cose con il contagocce. Difatti qualche giorno fa sono stati pubblicati ufficialmente tutti i character poster del film, che mostrano e ci svelano tutti i personaggi vivi e tutti quelli che sono morti durante Infinity War, anche quelli la cui fine non era stata palesemente mostrata. I poster sono stati fatti pubblicati a colori per i personaggi ancora in vita e in bianco e nero per quelli che sono morti. Direi dunque di andarli a vedere insieme tutti quanti, così faccio un piccolo commentino su tutti i personaggi ed ovviamente io comincerei con Tony Stark, che come ben sappiamo al momento è bloccato nello spazio con Nebula, che infatti anche lei ha un poster a colori. Passando invece sulla Terra abbiamo gli eroi che sono sopravvissuti alla battaglia di Wakanda, abbiamo ovviamente Captain America che tra il passaggio tra Infinity War ed Endgame molto probabilmente avrà fatto un salto dal barbiere e ha deciso che la barba non va più di moda. Poi abbiamo Thor, che secondo me passerà la prima metà del film a piangersi addosso per aver colpito Thanos alla spalla, al cuore invece che alla testa. Non ci fai pena, caro Thor, è inutile che fai le faccine triste nei trailer. Poi abbiamo Vedova Nera, questo poster con i capelli rossi, e io sono sempre più what the fuck, vi rimando alla teoria basata sul colore dei capelli di Vedova Nera, magari vi lascio il video linkato qui sotto in descrizione. Abbiamo il caro vecchio Bruce Banner che molto probabilmente finalmente si trasformerà in Hulk in questa pellicola. C'è Hulk nei poster promozionali, c'è Hulk nelle grafiche, delle magliette, dei bicchieri, insomma sappiamo che Hulk ci sarà e direi anche finalmente. Poi abbiamo Okoye, Rocket Raccoon, che tra l'altro è una delle scene più tristi di Infinity War, quando vede morire Groot per la seconda volta volevo strapparmi il cuore e tirarlo davanti allo schermo. War Machine, Ant-Man, che sappiamo essere sopravvissuto da Ant-Man and the Wasp e che abbiamo già visto nei primi trailer di Endgame, così come anche Occhio di Falco barra Ronin, che sembra diventerà Ronin in base al costume, anche lui sappiamo essere sopravvissuto dai trailer. Poi abbiamo ovviamente Captain Marvel, se avete visto il film di Captain Marvel sapete benissimo che anche lei è sopravvissuta, è stato annunciato che sarà una dei principali protagonisti di questa pellicola. E poi veniamo ai personaggi la cui fine non è stata palesemente mostrata, ma che scopriamo essere ancora in vita grazie a questi poster. Abbiamo infatti Wong, che avevamo lasciato mentre tornava al Sanctum Sanctorum dopo il rapimento di Doctor Strange, e Pyogan. Cioè, perché c'è Pyogan nei poster promozionali di Endgame? Cioè, molto probabilmente aveva un ruolo abbastanza importante in questa pellicola, o il caro vecchio Jon Favreau ha detto no, io voglio essere nei poster promozionali dato che ormai è uno dei pezzi grossi di Disney, li sta dirigendo praticamente tutti i film. Poi c'è Pepper Potts, che scopriamo essere rimasta in vita e che molto probabilmente, secondo alcune descrizioni, avrà una sua armatura con cui potrebbe salvare Tony nello spazio. Sarà lei? Non si sa, ma questi poster ne confermano la presenza. E infine, ultimo, Valkyria. Cioè, Valkyria è la mia incognita più grande di tutto Endgame. Perché c'è Valkyria nei poster, ma soprattutto perché c'è Valkyria anche nei giocattoli di Endgame? Avrà così tanta importanza da essere inserita nei poster promozionali di Endgame? Sinceramente, stavo pensando a qualche teoria strana, ma su di lei non mi viene in mente assolutamente nulla, se non che potrebbero tornare indietro nel tempo alla battaglia delle Valchirie contro Hela, però non mi viene in mente un motivo plausibile, anche perché durante quella battaglia non mi sembra fosse coinvolta una gemma dell'infinito. Non lo so. Direi dunque però adesso di passare finalmente ai morti, a tutti i personaggi che si sono sbriciolati in polvere grazie allo schiocco di dita di Thanos, e come non cominciare con Star-Lord, la causa di tutti i mali. Se non era per colpa di Star-Lord, gli Avengers avrebbero già vinto da un po', però vedetela da questo punto di vista, se non fosse per colpa sua non avremmo avuto Avengers Endgame. Quindi, insomma, è stata a colpa sua, però no, noi spettatori dobbiamo essergli anche un pochino grati.
Poi abbiamo il resto dei Guardiani della Galassia che erano presenti su Titano, che sono morti, ovvero Drax e Mantis. Poi abbiamo Doctor Strange, che anche lui è morto, se non prima di aver rivelato a Tony che era l'unico modo possibile per vincere. Quindi quello che tutti noi pensiamo è che molto probabilmente lui abbia visto in uno dei suoi finali l'unica maniera per vincere era che gli altri eroi dovessero morire. Poi c'è ovviamente Peter Parker, anche qui una delle morti più tristi in assoluto. Non mi sento bene, signor Stark. Mamma mia, magone incredibile. Poi, passando ai morti sul pianeta Terra, abbiamo Groot, che ho già citato prima, che tra l'altro in questo poster mostra un accenno di barbetta, roba che ha scoperto qualche malato su Reddit, zoomando, insomma, internet e così. Poi c'è Bucky e Falcon, anche loro deceduti e ridotti in polvere, Pantera Nera, Scarlet Witch, Visione, che qui è morto due volte, è stato prima ucciso da Wanda, poi riportato in vita con la gemma del tempo da Thanos e riucciso da Thanos dopo che gli ha strappato via la gemma dalla fronte. Nick Fury, che vediamo ridursi in polvere nella scena finale dei titoli di coda di Infinity War insieme a Maria Hill, che per qualche strano motivo lei non ha un poster, e che prima di ridursi in granelli di sabbia è riuscito a lanciare la chiamata a Captain Marvel, ma sono cose ovvie e che ben sapete tutti quanti. Poi abbiamo il poster di Wasp, che anche lei vediamo morire nella scena dei titoli di coda di Ant-Man and the Wasp insieme a Hank Pym e la madre. Shuri, che scopriamo essere morta grazie a questi poster. Non si vedeva la fine della sorella di Pantera Nera, in molti ipotizzavano che fosse rimasta in vita e che avrebbe aiutato poi gli Avengers a risolvere la situazione in qualche maniera. Io stesso l'avevo detto nell'ultimo video, poi Marvel il giorno dopo mi ha sparato fuori i poster, e qui scopriamo invece essere caduta grazie allo schiocco di dita di Thanos. E infine, per ultimo, troviamo Gamora e Loki, che ho tenuto per ultimo perché loro due, insieme a Visione, sono gli unici personaggi a non essere morti per colpa dello schiocco di dita di Thanos. Quindi non darei così per scontato il loro ritorno. Forse Gamora qualcosina di più di possibilità di tornare ce l'ha, perché comunque la sua morte è stata legata direttamente alla gemma dell'anima. Se loro in qualche maniera riescono a invertire quella roba lì, potrebbe tornare in vita. Però non sono così sicuro che riuscirà a tornare anche Loki, anche perché è già morto due volte, anche se per finta. Basta vedere Loki risuscitare o rispuntare fuori. Quindi ragazzi, questi erano tutti i poster usciti finora. Sono stracurioso soprattutto di quelli che sono rimasti in vita. La presenza di Happy Hogan e Valkyria mi incuriosisce parecchio e non vedo l'ora di scoprire che ruolo avranno all'interno di questa pellicola. Quindi ragazzi, prima di lasciarvi volevo ricordarvi come sempre di condividere questo video su Facebook. Fatemi sapere soprattutto cosa ne pensate voi di queste morti, di questi personaggi rimasti in vita. Seguitemi su Instagram ovviamente, seguitemi su Facebook. Volevo inoltre salutare Empire, che so che mi segue sempre, e qui dall'Hype Train è tutto. A voi la linea studio, Andrea Bellucci, Nerd Movie Productions, Torino.